Diario di bordo. Ecco come un italiano in Giappone trascorre le sue meravigliose giornate di quarantena. La mattina ha tante emozioni quando do acqua alle piante. Successivamente mi preparo del pane tostato, lo metto nel microonde e voilà! Aggiungo il burro di arachidi, che in questa quarantena ho scoperto essere la mia unica vera gioia. Guardate con quanta cura lo spalmo sulla fetta di pane. Buonissimo! Successivamente è arrivato il momento di fare un po' di workout. Ecco, finito. E adesso è giunto il momento di bersi un po' di proteine per ricaricarsi delle energie sprecate. Mescoliamo con cura. Non dimentichiamoci l'igiene personale, durante la quarantena è importante farsi la doccia. Usate il deodorante se vivete da soli, mentre se dovete tenere distanze con amici e parenti ve lo sconsiglio. Farsi la barba, lavarsi il viso, e lavarsi i denti. Successivamente mi passo il filo interdentale e mi metto il mio apparecchio. Adesso fingo di studiare, visto che anche la mia mamma probabilmente vedrà questo video. È arrivato il momento di preparare il pranzo. Oggi pollo. Itadakimasu. Successivamente lavo i piatti mentre canto la canzone di Simple and Clean di Utada Hikaru. Successivamente preparo anche un po' di riso. È arrivato il momento di fare la lavatrice. Pepperepè, quanta gioia! Sono le 4 di pomeriggio, ma io non ci vedo più dalla fame, e quindi... È quasi sera, e quale modo migliore per passare il tempo se non facendosi un bel bagno? Quando sono in vasca penso alle nuove canzoni. Ragazzi, durante questa quarantena ho scritto ben 14 nuove canzoni, che purtroppo non posso registrare perché tutti gli studi sono chiusi. Mannaggia!
arrivato il momento della cena. Dopo aver mangiato, lavo nuovamente i piatti. Inoltre stendo anche il bucato. Ima wa tama wo agete chisana shikaku tenjo mite mo kokoro wa arenai. Buonanotte ragazzi, adesso me ne vado a dormire. Oyasumi. Buonanotte. Mi sono davvero divertito oggi. Che bellissima giornata. Non dimenticatevi di ascoltare la mia musica su Spotify e Apple Music. Vi terrà sicuramente compagnia durante questa quarantena. Ciao e grazie per aver visto questo video.